chiamano zio Mico, però in effetti mi chiamo Chiarello Domenico. Da ragazzo ho cominciato a suonare il fischietto a quattro note, che avevo 7 anni. A 9 anni l'organetto, a 12 la fisarmonica. Non è che lo faccio per i soldi, per questo o quell'altro. Mi diverto suonando. Come la bicicletta che ha la macchina, una volta che la bicicletta ma vai a Catanzaro lì, la scelta si buona, al ritorno facciamo con la macchina sia la salita che il ritorno, va bene perché è un motore che cammina, ma ogni cosa si va sempre a maggiorare, no? I strumenti non erano come oggi, poi tra Paganini e Schubert hanno fatto la riunione che avendo 7 note era meglio suonare ancora, no? Paganini, Schubert, Mozart. E quelli là sono stati grandi illuministi della musica e hanno fatto le 7 note. Ma voi preferite quella a 7 o quella a 4? Come... Dipende da quello che suoni. Perché io sono 4 buchi come storia. Ma quella a 7 hai più note e hai disponibilità di suonare meglio. Non può usare che modo. Per non sbagliare fare i buchi storti, no, si tira una linea. Ecco, poi giù qua. Questo. Un segreto è qua per suonare. Comunque di solito la canna deve essere bella stagionata oppure verde? Stagionata. Se vuoi l'ho per il verde la devi lasciare ma si stagiona dopo. Poi può ritoccata. Lei quando c'è la pezza. Lo portava io con serio. Misura, un dito. E poi per intonarlo? Ma subito. Tanto si usava fuoco, ma c'è uno cacciavite qua, vediamo cacciavite nella macchina, a croce, no, guarda che non c'è, che si morge. C'è un cacciavite a croce, c'è un sistema qua, con cacciavite a croce però, fai buchi tondi. Guarda, oppure con il fuoco. C'è un buco di sotto, devi prendere la linea di qua, tira, fai una linea di qua ma viene allo stesso punto. Questo. Non lo metterà a suonare. Lo arriva alla misura giusta. È arrivato. Ho girato un po'.
ho messo, 2 minuti, 3. Non c'era il giorno. E come mai c'ha un volume basso questo? Perché è verde, come mai? È uno che è verde, secondo ci ho fatto l'uscita del fiato più stretta. Se la fa più larga, però quando è verde non è sicura. La gente passava il tempo con questa musica qua. Arrivo la canzone che aveva niente a che fare, andavo dietro e diceva, ho fatto, dicevo, fischiettiello. Vabbè, l'aria, cioè, siamo fatti. Vedi quelle pecorelle lì, cioè, basta che non vanno lì, che c'era grano piantato sulle colline, no? Che non vanno lì, cioè, va, guarda che altrimenti ti faccio vedere. Un giorno che mi dovevo fare, dovevo trovare la canna, un altro giorno che dovevo fare la cosa qua. L'altro giorno, per esempio, una settimana, allora un giorno mi nascondo dietro un albero, ho visto come lo fa. Poi vado a casa, provo, e l'ho fatto ugualmente pure io. Il giorno dopo mi fa, dice che ti faccio un altro fischiettino, no, ce l'ho già, grazie, vedete qua. E allora so fare fischietti, fare, poi l'ho abbandonato quando crescevi grande in quell'epoca. Ci andavi nella città di Catanzaro, sentiamo il pecorario te la sentivi, oggi invece il pecorario hanno grana che i cazzo meglio dell'impiegato e meglio dei capitalisti, 64, 65. E mio padre ha comprato questo terreno, ha fatto quella casetta e io qua mi sono dilettato qua a perfezionarmi, andare in giro dal professore di musica, andare a vedere chi suonava meglio e mi sono perfezionato qua. Poi di qua mi sono spostato un'altra volta alla piazza Santa Maria, da Santa Maria alla Rocelletta, oggi mi trovo un'altra volta qua. Ho alimentato il riscaldamento nei treni, che all'epoca c'era il riscaldamento, con i carri-birri, per poter mandare il riscaldamento nelle vetture dei treni. Dopodiché mi sono pensionato, perché 12 ce l'avevo, e 27, mi sembra che ci sono belli anni per la pensione, ma sono abbastanza. A 58 anni ero alla casa. Quando vuoi. Quando loro andavano in campagna a lavorare, io in casa, in fisarmonica, organetto, suonavo. Cioè, allora, quando mi sono suonare bene, cioè, allora uno è rimasto qua dei grandi, invece era io che avevo 7-8 anni che suonavo. Una sera c'erano gente che suonavano l'organetto, no? Io avevo paura, mi vergognavo. E allora c'era mio fratello che lo sapeva, no? Cioè, mo ci vediamo a lui, questo bambino che può fare a 11 anni. Allora quando mi sono stancato, tra quattro suonate, c'era Gigi Gualtieri, dottore, che vive Vegeto, mi tenevo il braccio sinistro, ma andavo avanti e indietro che ero stancato, e con la destra suonavo, quindi all'età di 11-12 anni. Tipo con l'organetto, quali erano le suonate che si agino a Santa Maria? Ah, Santa Maria, da Catanzaresa, a Conflentana, e si divertivano, suonate sane, proprio fino alla mattinata, si divertivano con niente. Quando è che si suonava?
una volta? Ho più delle feste, Natale, Pasqua, quando si andava al mare d'estate. Gli altri giorni c'è niente, solo sabato e domenica. La domenica si andava alla messa, dopo alla messa, mangiavano, suonavano e si divertivano. Io trovo vicino di casa, l'amico, andavano poca gente. La prima volta che ho visto la Pepita io le vedevo, però non te la, nessuno te la dava in mano, te suona. Il primo che mi ha dato un barano del principessa, come se te suona, sono il fischietto. La prima suonata tu scendi dalla stella. E poi varie cose. Ti ho spiegato poco prima che suonavo fischietto all'età di 8 anni, 9 anni. Non c'era la questione dell'euro da lira. Suonavo per passatempo, io trovavo l'amico, se c'era una suonata, trovo quattro bicchieri di vino e si ritiravano a casa. E basta, la zampogna questa era. Solo nei periodi natalizi, poi qualche volta a Pasqua, e la zampogna si sentiva. Oggi si sente perché hanno cambiato lancio, hanno messo lancio di plastica, come questo qua. Questo fa caldo, fa freddo, suona sempre. Invece quelle erano di canne d'estate, si asciugavano e non suonavano. Adesso, secondo voi qual è meglio? Questa, suona sempre che vuoi. Quella lì dovevi bagnarla per poterla suonare d'estate. Invece questa o la bagno, non la bagno, suona sempre. Questa ti dura pure un anno, quella se fai una campagna di zampogna non la fai a seconda. Perché è sempre canna, sempre acida. Invece la plastica è più resistente. Quindi andiamo sempre a migliorare. Con gli strumenti, con la politica mi sembra di no. Sono 45 anni che sono al gruppo. 30 e 75, siamo 76. Sono 43-44 anni che sono questo gruppo qua, che stai suonando. Quando arrivavamo col pullman in Germania, gli italiani che si trovavano in Germania già situati dove dovevano andare a dormire, dovevano andare a suonare. Quindi questa gente qua aspettava con ansia il gruppo italiano per potersi divertire e sentire la nostalgia della loro terra, oppure della nostra terra, come vogliamo dire. Francia, Spagna, Olanda, Cecoslovacchia, Romania, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Grecia, Buenos Aires, in America. Quindi è stato diventato un gruppo famoso grazie alle belle tarantelle che abbiamo composto a Catanzaro, alle quali ce ne sono due, tre o quattro dei miei, che oggi tuttora ancora si suonano. Però abbiamo avuto delle persone intelligenti in questo gruppo e è andata avanti. Madonna da Sautra, quando viene una cosa buona, questa cosa non va più. Un piccolo solo non fa, ne fa nessuno cosa, effetto. Ci vuole sempre un accompagnamento. Come lo su, non fa manco niente. Poi c'è la himna, l'accompagna di più, no?
fatta, capita? No, sono io. Cacci ho fiato io, a filo, insomma. Io ci ho messo i turbi che sta qua. L'arrivo è bellissimo.